Ragazzi, buongiorno. Buongiornissimo, stamattina iniziamo questa domenica con un senso di relax. Stamattina mi sono svegliata e... Anzi no, ieri mattina mi sono svegliata e stavo completamente fuori radicamento, ero completamente nell'ansia, nella paura, volevo fare un sacco di cose, volevo fare questo, volevo fare 2000 video, pulire la casa, fare un dolce, fare un sacco di cose insieme. E questa cosa io prima ce l'avevo proprio forte sempre. Poi da quando, ecco, mi sono approcciata, no, a questo mondo della femminilità, mi stanno venendo altri pensieri, cioè appena mi scopro a pensare queste cose, tipo devi fare tutto oggi, se non lo fai poi ti trovi nei casini, oppure, ma in realtà non hanno nemmeno una ragione, cioè sono pensieri che arrivano e ti dicono guarda, devi sbrigare, forza, sbrigati, non so se ti succede pure a te questa cosa. E ieri a un certo punto, mentre pensavo questa cosa, ho pensato: uè, Barbara, buongiorno! E ieri, mentre mi venivano questi pensieri, a un certo punto ho detto: aspetta, calma un attimo. Cioè, non succede niente se non fai tutto oggi. Poi lo sai che in una giornata non puoi fare tutto quello che tu pensi di poter fare, perché la giornata è vero, è lunga, cioè ci sono tante ore. Però se vuoi fare le cose fatte per bene, comunque ogni cosa richiede il suo tempo. E insomma, piano piano mi sono calmato, ho detto non ti preoccupare, non succede niente se non fai tutto oggi, non devi fare tutto oggi, basta che fai le cose passo dopo passo, perché questo per me, cioè, può sembrare una cosa scontata, no, dirlo, però se tu ci pensi, soprattutto noi donne abituate a vivere in questo mondo un po' maschile, dove siamo abituate a fare senza mai riposarci, quindi magari in una giornata non ci fermeremo mai, secondo la nostra mente, no? Buongiorno Pamela. Secondo la nostra mente non c'è mai un attimo di relax, ci riempiamo queste giornate di cose da fare e poi alla fine non riusciamo, cioè almeno per me, no? Io mi facevo una to-do list enorme e poi andavo a vedere la sera, non avevo fatto quasi, cioè avevo fatto un paio di cose di quello che avevo scritto. Quindi mi sentivo proprio frustrata, incazzata con me stessa. Poi a un certo punto ho detto: Gio, rilassati, cioè, fai meno cose, però prenditi anche dei momenti di relax durante la giornata, anche per entrare in questa energia femminile di cui tanto parlo, no? Che dici, vabbè, ma perché? E perché sì, perché ti serve, perché se vuoi essere una brava madre, nel senso una brava madre intendo una madre che sa dare attenzione a suo figlio, ad esempio, io non sono una madre, però posso immaginarmi, no? Oppure semplicemente se vuoi stare bene con te stessa, vuoi sentirti anche tu più sensuale, più attraente, vuoi vivere più in serenità, in tranquillità con te stessa, devi riscoprire questa tua energia femminile, la riscopri soltanto rallentando i ritmi, entrando in un'altra dimensione, una dimensione più, diciamo, di calma, ecco, di pace, che non tanto non sei alla fine della vita. Io mi faccio sempre questa domanda: ma come vuoi aver vissuto, avendo fatto un miliardo di cose ma non avendotene goduta nemmeno una? Oppure vuoi fare magari meno cose, però ti godi di più la vita, ti godi di più quello che ti sta intorno, le persone che ti stanno intorno, le sensazioni, cioè è tutto un altro modo di vivere. E detto questo, vi volevo dare questo spunto settimanale. E fatemi sapere anche voi qua sotto se siete come me, che ogni tanto vi prende questa cosa che dovete fare un sacco di cose durante la giornata, poi arrivate alla fine e scoprite che praticamente non siete riuscite a farne nemmeno la metà di quelle che avevo scritto.
e che soluzioni avete trovato anche voi, perché mi piacerebbe saperlo. Detto questo, iniziamo con i messaggi delle fate per questa settimana, che sicuramente io penso proprio. Ci daranno dei bei messaggi per trovare l'energia femminile. Infatti, quando io apro le carte, di solito faccio sempre delle domande alle fate. O faccio delle domande o semplicemente gli chiedo qual è il messaggio che vogliono darmi in questa giornata. A proposito, se qualcuno vuole prenotarsi, perché mi stanno arrivando diverse richieste di prenotazione, potete scrivermi in privato oppure nel numero che vi lascio qua sotto. Allora, iniziamo con la prima parte della settimana. Allontanati, abbandona una situazione malsana e varca le porte che si aprono davanti a te. Attenzione, nella prima parte della settimana, guardate, c'è questa fata che è un po', diciamo, sulle sue, è un po', è bellissima tra l'altro, però lei praticamente ha un po' paura, si nota questo senso di timore, infatti sta con la mano così sul petto, guarda, un po' raccolta così, come se è stata ferita. E questa cosa mi fa venire in mente che noi donne, io ve lo dico sempre, noi donne siamo delle dee, siamo preziose, non dobbiamo dimenticarcene. E molte volte, soprattutto nelle relazioni, siccome siamo donne io dico sempre, io mi definisco una donna, adesso imparando a mettere i confini sani, anzi ho imparato, ho fatto pure dei corsi che stanno nel mio gruppo Brilla come una dea, come mettere i confini sani, perché noi donne che amiamo troppo, proprio abbiamo bisogno di questi confini sani. E di conseguenza, molto probabilmente questa fata ha dato, diciamo, il suo amore, non che se uno dà amore poi dopo ne rimane svuotato, no, perché noi essendo esseri divini, siamo sempre pieni d'amore, quindi anche non esiste dare amore in eccesso. Perché tanto non rimaniamo mai svuotate, soprattutto noi donne, no? Però questa ovviamente non dobbiamo rimanere in delle situazioni che ci stanno facendo male, cioè non dobbiamo fare le croci rossine, come vi dico sempre nei miei post, no? Cioè se comunque ad esempio con un uomo è vero che a noi piace sempre guarire gli altri, magari ci attiriamo delle relazioni non troppo sane perché ce le attiriamo noi perché vogliamo, diciamo, no, ma io quello lì lo voglio guarire, ma io devo starci appresso perché devo guarire il suo cuore. Ecco, cioè questo lo puoi fare se una persona è disposta ad aprirlo il suo cuore, ma se quella persona non vuole evolvere, non vuole crescere, abbandona, allontanati, perché altrimenti ti fai male. Ci sono tante persone che vogliono la tua guarigione. E quindi perché sprecare le tue energie preziose? Guardate com'è bella questa fata con queste ali tutte colorate, fantastica. Perché sprecare le tue energie di guarigione con qualcuno che non vuole essere guarito? Cioè non c'è proprio senso, no, a questo. Ci sono tante persone nel mondo che hanno bisogno della nostra energia di curandere, come dico, come piace dire, e non sprecarla appresso a persone che comunque non la vogliono. Quindi magari, ecco, nella prima parte della settimana vedi se c'è qualche situazione di questo tipo e cerca di allontanarti, perché questo è il messaggio che ti stanno dando le fate. Adesso, per la me seconda metà della settimana, intanto grazie fate, perché questo è un messaggio importantissimo che secondo me alcune di noi ancora fanno fatica a capire. Per la seconda parte, voi lo vedete prima di me. Lascia andare, ancora una volta, è un rafforzativo. Dice, quando lascerai andare il bisogno di controllo, l'energia scorrerà serena in te e attrarrà rapidamente i tuoi desideri. Guarda che bello!
Mamma, che bello, ci sta questa fatina che sta dentro il nido dell'uccellino e lo sta guardando. E mi fa venire in mente che tante, per riallacciarci anche al discorso di prima, perché niente è mai casuale, io adoro le fate perché sanno essere così dirette, cioè proprio ti dicono quello che serve, ma con leggerezza. E il bisogno di controllo. Noi donne, ecco, abbiamo sempre questa voglia di controllare gli altri, di controllare tutto nella nostra vita. E invece no, invece non è così. L'energia femminile scorre quando noi lasciamo anche un po' andare, cioè devi pensarti così. Noi siamo dei co-creatori, non siamo creatori, cioè siamo esseri divini e proprio per questo siamo in costante connessione con Dio. Io lo chiamo papà, non mi piace più chiamarlo Dio né padre, come si dice nei Vangeli, però proprio stamattina stavo ascoltando che questa accezione di padre è stata usata anche in maniera erronea, perché in realtà nei Vangeli originali c'era scritto papà e da un po' di tempo a questa parte. A me Dio, non so, così a livello intuitivo mi veniva di chiamarlo papà, proprio per sentire questa vicinanza. E anche Gesù, quando chiamava Dio, quando chiamava suo padre, non lo chiamava padre, lo chiamava papà. Tutto questo per dirci che noi dobbiamo molto affidarci e lasciare andare, a essere co-creatori, imparare proprio a creare la realtà insieme al nostro papà che ci ha creato. Quindi non forzare troppo con la mente diciamo, l'andare di una situazione. Per esempio, prima abbiamo visto che c'era una situazione di una relazione magari non sana, no? Quindi adesso ti stanno dicendo lascia andare, non devi più controllare niente perché non c'è proprio il bisogno, non c'è bisogno che tu controlli questa persona, che tu controlli questa relazione, perché tutto va come deve andare se tu non imponi la tua energia maschile su questa situazione. Quindi lascia fluire, affidati al tuo papà, chiedigli proprio aiuto e vedrai che ritroverai serenità anche dentro di te, magari ti potrai anche focalizzare su quelli che sono realmente i tuoi desideri, non il desiderio di controllo dell'altro, ma il desiderio di realizzare te stessa. Questa è una cosa bellissima. E c'è questa bambina che guarda questo uccellino, perché in realtà noi dovremmo ispirarci molto di più alla natura. Nella natura niente è forzato. Una rosa non è che fa sforzo per diventare rosa, lo è e basta. È bellissima questa cosa, non fa nessuno sforzo, soltanto che si lascia guidare, si lascia penetrare dall'energia divina. Grazie, veramente bellissimo. Adesso vediamo il terzo messaggio della terza parte della settimana. Che cosa c'è scritto? Il tuo desiderio viene esaudito, quello che hai chiesto si sta avverando. Perfetto! È proprio una conclusione perfetta. Allora, ti sta dicendo che se tu fai tutto questo, quindi se tu ti permetti di lasciare andare questa mania di controllo e ti lasci alle spalle queste situazioni dolorose che in fin dei conti non ti fanno bene, non fanno bene alla tua anima, la tua anima non le vuole. Realizzerai il tuo desiderio, quindi realizzerai anche quello che tu sei veramente, no? Quello che veramente desideri. Infatti, come è tutto quanto, se vedete, è tutto collegato. Anche qui, no? Parlava di desideri, dice, e attrarrai rapidamente i tuoi desideri, e qua dice, puff, il tuo desiderio si è realizzato. Se fai queste cose qua, se lasci andare questa presa, lascia andare e lasciati guidare. Nell'energia maschile. Sì, Pamela, hai visto? È fantastico, veramente. Questo messaggio proprio di stamattina è stato bellissimo, mi è piaciuto tantissimo. E il messaggio, insomma, si è capito tanto. Dobbiamo più entrare nella nostra energia femminile e lasciarci proprio, io uso la parola penetrare dall'energia divina maschile. Io nel mio gruppo Brilla come una dea, questa settimana penso proprio che farò una diretta sull'imparare ad affidarci e a lasciarci penetrare.
dall'energia del divino, perché è la cosa che più, diciamo, adesso è più difficile fare, perché vogliamo sempre controllare, abbiamo paura. Buongiorno Vito, buongiorno. Abbiamo paura di questa paura, da che cosa deriva? Dalla mania di controllo. Noi vogliamo controllare tutto, vogliamo tenere sempre tutto sotto controllo, ma come esseri umani questo è impossibile. È proprio impossibile farlo, perché appunto non siamo venuti qua per controllare. Siamo venuti qua per portare la luce e per lasciarci guidare dal divino, dall'energia divina maschile. Quindi impariamo di più a entrare nella nostra energia femminile, e appunto in questa settimana, o comunque io ogni settimana nel mio gruppo Brilla come una dea faccio una diretta con le mie ragazze, ci divertiamo sempre tantissimo, perché poi parlo anche tanto delle mie esperienze personali, e penso proprio che una di queste dirette, delle prossime dirette, la farò su questo, su come imparare a lasciarci affidare, cioè come affidarci, a lasciarci proprio invadere dall'energia divina maschile, e quindi a smettere di vivere nella paura e nel controllo, e imparare a vivere nell'amore, nell'abbandono e nel goderci questa vita che ci è stata data. Perché davanti a me adesso c'è un panorama fantastico. Per esempio, se io stessi a pensare a tutti i problemi magari che ho, perché tutti quanti ce li abbiamo, a tutte le preoccupazioni, non mi godrei la mia vita, questo dono che ci è stato dato. Ok ragazzi, oggi mi sento proprio piena di questa cosa, ho voluto condividerla con voi e mi fa sempre tanto tanto piacere. Se volete poi entrare nel mio gruppo Brilla come una dea, ora c'è una promozione ad 1 euro, quindi entri ad 1 euro per il primo mese, quindi ti fai un giretto, puoi guardare tutte le altre dirette che ho fatto, puoi assistere in diretta agli altri seminari per un mese, e poi se vorrai continuare c'è un abbonamento mensile, ma questo te lo dirò dopo, quando mi chiederai info. Ragazzi, vi do un bacione e vi auguro buona domenica. Muah.